L'allerta meteo con codice giallo in Toscana, emesso ieri dalla Sala Operativa della Protezione Civile Regionale, prosegue ed è stato esteso fino a domani. Forti temporali con associato rischio idrogeologico ed idraulico sul reticolo minore sono attesi anche per domani, almeno fino alle ore 13 sulla costa, in particolare su quella meridionale e sull'arcipelago. A questi fenomeni si andrà ad aggiungere fino alle ore 20 vento nell'area fiorentina e nella piana pratese e pistoiese. I fenomeni in corso, fanno sapere dalla sala operativa, sono collegati all'arrivo di aria fredda dal nord Europa. Oggi piogge, rovesci e temporali si sono concentrati soprattutto sulle zone centrali della regione, sull'arcipelago e sull'Appennino orientale. A Siena è franato un pezzo di tufo dalla parete che sovrasta alcune abitazioni in via Fontebranda a causa delle ingenti piogge di questa mattina. Cinque le famiglie per un totale di 8 persone evacuate in via precauzionale. Sul posto vigili del fuoco, polizia municipale e tecnici del comune per la messa in sicurezza dell'area. Domani le precipitazioni saranno più probabili sulle zone centro-meridionali e sull'arcipelago. Forti venti di grecale sono attesi sulla piana di Firenze, Prato e Pistoia. Mari mossi ovunque, molto mossi nell'arcipelago almeno fino alla prima metà della giornata di domani.